Via. Sono su Blitz. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video dell'Italia. Perché non parlavo lì. Oggi non porteremo un gameplay, o meglio, perché non funziona, ma parleremo di altre cose. Il gameplay sai. Ho vinto una partita, era 1 contro 4. C'era il Leopard, erano due Leopard e due Lux che mi sparavano. Io vedevo. Esatto. Allora, l'hai messo già? Dobbiamo riuscire un po' a, diciamo, condividere il nostro canale, condividere i video, così almeno riusciamo ad andare avanti con il canale, giustamente, no? Da lunedì prossimo porteremo anche video su Xbox. Esatto. Dai, ti metti il carro. Perché finalmente sarò su One. E poi ho anche deciso di, oltre a Blitz, magari non so, il sabato, di portare anche qualche gioco diverso da World of Tanks, come non so, Assassin's Creed 3, che adesso è gratis su Xbox 360. Tipo io porto anche. Io devo arrivare a Assassin's Creed 3, che è gratis. Esatto, al limite possiamo. Guarda, me lo scarico adesso, non voglio ricaricarmi adesso. Facciamo così, tipo ognuno fa una parte di Assassin's Creed e lo finiamo e ne facciamo video, come Blitz Battles facciamo missioni di Assassin's Creed. Poi magari più avanti io porterò anche, adesso non so se Vittor ti ricordi, CS2 o Battle. No, io direi non portarlo quello lì. Questi cazzi, ce n'è uno solo, non ci sono. Un video alla settimana, sto salendo con calma. Vabbè. Adesso appena arrivo io. Poi magari altri giochi sono Dirt 3, che è sempre gratis. E si può giocare in due. Adesso puscio, così me lo ucciso. No, c'è anche sull'Xbox gratis, così giochiamo insieme. Ma dov'è? Non mi stanno facendo. Lo cerchi e. Va bene. Ed è gratis con Gold. Ma adesso? Sì. Ok. Poi magari porterai qualche gameplay su PC, magari. Bravo. Quando arrivi magari nei livelli più alti. Perché adesso no. Cazzo, 14 lo sto facendo. Ho dei carico di no, quindi. Ho ucciso il 5. Esatto. E non l'ho detto apposta, sì, quando riusciremo a far vedere un po' questo canale in giro, ci metteranno comunque nelle tendenze e quindi faremo magari anche serie diverse. Faremo anche delle live stream, magari il weekend quando siamo disponibili. Faremo delle live dove, non so, portiamo i giochi, giochiamo insieme in plotone, non so. O facciamo dei giochi multiplayer dove anche se ci vedete e faremo, non so, per esempio su World of Tanks possiamo fare delle battaglie d'addestramento e se state seguendo magari accendete l'Xbox e giocate con noi se proprio ci mandate l'invito. Cioè, voi ci mandate l'invito su un messaggio, sono interessato, vi sto seguendo e con il gamer tag noi vi invitiamo. Ecco, vai, muoviti dal K1 sparato. Esatto, vai. Vabbè, sono ciccione però. Poi, non so, faremo magari più in là quando finalmente diventeremo partner di World of Tanks. Porteremo anche delle preview sui carri che devono ancora uscire o magari sulle nuove modalità di gioco o sulle novità. Esatto. Comunque gli aggiornamenti in generale. Occhio destro. Ecco, io volevo parlare di una cosa, non so se vi è capitato anche a voi, però il nuovo aggiornamento del suono non va. Oh, adesso dico un shot tutti a te. Quando arrivano i colpi dell'artiglieria non si sente niente. O se no certe volte quando tu ti muovi, cioè all'inizio senti un po' di motore, poi non lo senti più. E sembra elettrico. Cioè. Poi. Ah, ecco, un'altra cosa da dire che secondo me
perché io che mi hanno dato il Matilda 4 è impossibile da giocare perché con 86 mm di penetrazione a livello 5 è impossibile. E poi capivo fosse su tutte le piattaforme fosse così, ma cioè su Xbox 86 mm, sui colpi normali e 102 sui colpi premium, invece su Xbox, su PC e Blitz è 99 su colpi normali e 120 sui colpi premium. Io non capisco queste ingiustizie qui verso i giocatori su console. Delle partite migliori. Io so se tu hai trovato delle altre ingiustizie o dei bug nel sistema. Adesso registro anch'io, però mettiamo senza voce. Infatti e mettiamo la musica sotto, adesso registro anch'io. Così almeno non c'è neanche la mia voce. Cioè, ha senso, però non ha molto senso. Non so seguono, no. Quando uno si lancia su un altro carro. Dai, quello no, succede. No, faccio io, non registra. Secondo me dovrebbe perdere il carro. Registra tutti e due. Ecco, esatto, anche secondo me. Quando tu sei sopra un carro, dovrebbe perdere la vita solo quello sotto. Esatto. Esatto. E perché perdere la vita anche quello sopra? Ma che cos'è? Io non capisco. Che questo da segnalare alla Wargaming, che non esiste nella vita, che cioè se schiacci uno ti fai male, no? Schiacci quel schiaccio, si fa male quello che stai schiacciando. Esatto, così sarebbe nella vita normale. Parliamo un po' dei tuoi nuovi cari su Xbox, dai. Visto che lui è all'inizio, cioè sa giocare ma è comunque all'inizio, magari porteremo la linea del KV1 fino a DS7. Sì, però c'è anche il KV1. Perché io ho alcuni carri premium che magari possono seguire e lui porterà T28, KV1, KV85, così. E io lo seguirò con i carri premium che può seguire. Nel senso, se lui deve usare il T28, io userò questo T28 nuovo che hanno messo con il T28E. E se lui con il KV1 io userò per esempio il T14, queste cose qui. Sì, ce l'ho io a sinistra. Occhio, ti stai arrivando in faccia. Poi magari. So, dimmi qualche altro gioco che possiamo portare. Ma secondo me non ho capito niente. Allora, probabilmente tu manderai a fare. Sì, faccio, cioè, di quei maledi che... Però ci hai giocato anche tu. E su me sarebbe un gioco abbastanza carino da portare, perché tu hai fatto le tue cose. Oddio, Robocraft? No. Sarebbe carino da portare. No. C'è il tiro pesante. C'è il T1 pesante. Sì, porti un video al mese, così soffriamo in silenzio. No, devo portare un po'. No, dai, fai già CS, quello lì è una alla settimana. Vabbè, aspettiamo un attimo, che voglio far notare che nel replay ho preso la mia prima Radley Walters su Blitz. Perché su PC svetici, su console l'ho preso una volta con il Jumbo, che caro livello 6 Shenmue Jumbo, che è il massimo, che ho già tre marchi d'eccellenza su quel carro.
Xbox è molto più facile perché ci sono molte più persone. Sì, no, ma mettiamo tutto. Però infatti così ti uccidono tutti quando ti accerchiano. Esatto. Capito, però hai molto più possibilità di uccidere 5. No, vedi, Ma anche dalla tua parte ci sono altre persone, quindi ti possono rubare le kill. Sti cazzi. Io ho fatto uno screenshot di quando l'ho fatta. Volevo metterla su Instagram, poi mi sono dimenticato. Però ero uno contro 6, ne ho ucciso 5, e poi con Leopard Ciccione che aveva 100 di vita mi è arrivato da dietro, ho fatto dei buggy. In verità il mio computer può supportare solo questo gioco. Peccato che non l'ho registrato, non era bello da Manetti, addirittura. Parliamo del nuovo aggiornamento, non so se l'hai visto. Oh, bene, bene. Anche il tecnico, quello dell'Xbox. Non sto registrando, aspetta. Sì, perché non so se ve ne siete accorti, ma vi hanno fatto riscaricare il gioco per la seconda volta, quindi avete speso, se siete su 360, 5 GB, e invece se siete su One 35. Me l'hanno fatto riscaricare un'altra volta e in più l'audio non va. Vabbè, poi hanno aggiunto delle nuove modalità nelle mappe, per esempio nelle Ardenne hanno messo la modalità estate e poi hanno cambiato i climi di alcune mappe. Dei cari nello store, ve li ho detti nello scorso video, però finalmente sono riuscito a provare a ottenere la medaglia ASSO negli S5 e secondo me è veramente sottovalutato, perché sugli S3 per esempio c'è quella striscia di davanti, quelle due striscine di cingolo che aumentano la corazzatura. Ecco, ci vorrebbe anche sugli S5 perché tutti usano i colpi premium sopra questo carro, cioè appena lo vedono partono con gli APCR e quindi vi penetrano sempre. Ecco, se mettono magari queste striscine qui davanti dove c'è gli S3 e anche nella parte sotto. Sì, anche secondo me hai ragione, se mettessero quelle strisciette lì. No, perché allora senza striscette nella parte sopra è 260. Esatto. Ai lati verso il dietro, invece subito davanti è 220. Ecco, se mettono le striscette va a 240, che è già accettabile a livello 8. Invece se la mettono sotto, nella parte sotto è 200. Se mettono le striscette va a 220, che è molto buono. Sì. Poi vabbè, il T28, questo qua, il T28E, l'ho provato ed è cattivo. Che sia tutta questa gran cosa, cioè ha comunque molto di più di corazza ed è abbastanza utile, però comunque è enorme e ti prendono lo stesso dall'alto. Però devi fare il cecchino su quel carro lì, perché c'è un buon cannone, fai 160 di danno. Cecchino su tipo metà mappa un po' arretrato, non stare indietrissimo, perché è comunque un carro medio. Eh no, perché poi ha anche un segnale radio di 400 metri. Esatto, però è appunto, stai un pochino indietro arretrato, però non stai proprio indietro dove ci stanno i cacciatori. Sì, così. Poi basta, ho provato questi e basta. Esatto, ma secondo me va bene, dai, c'è un senso. Se vi è piaciuto questo nuovo episodio diverso dagli altri, esatto, una specie di commentari con il video sotto di World of Tanks. Sì, lasciate un like o iscrivetevi come al solito. Commentate, mi raccomando, commentate. Sì, qua ci servono per costruirci giochi da portare. Poi ho anche altri giochi su Xbox One che io per esempio ho Call of Duty Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, poi ho Ghost, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Advanced Warfare, ovviamente Infinity Warfare 3. Sì, però adesso dobbiamo finire.
mi raccomando, commentate, ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.